cose stanno andando benissimo, ma lì come vanno? Ottimo, siamo a 4 miliardi 431 milioni 32. Sta andando molto bene, sta arrivando. Bravissimi. Anche Giancarlo, il padrone di casa. Speriamo di arrivare a 4 miliardi e mezzo durante la vostra canzone, potete cantare. Ecco, bravissimo, ok, okay. Okay. Andiamo a cantare, perfetto. Attenzione, siamo a 4 miliardi e mezzo quasi. Ci siete riusciti, ci siete riusciti, stanno scattando adesso 4 miliardi e mezzo. 4 miliardi e mezzo. 4 miliardi e 500 milioni appena si è conclusa la vostra canzone. Bravi, la scommessa è vinta. La scommessa, ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta. Continuate così, grandissimi. Continuate così voi che siete bravi e l'affetto del pubblico spero sia pari alla generosità. E allora contiamo molto anche su di voi. Ci rimbarchiamo con il treno e andremo verso Genova, poi magari durante la notte ci faremo dei collegamentini, vi raccontiamo cosa succede sul treno durante il viaggio e invece ci rivedremo poi così con il vagone aperto domani mattina a Genova. Intanto ancora un saluto grandissimo da Treviso, che è qui davanti, sta piovendo. Saluti, ma rimangono qui, straordinario. Beh, grazie. Un abbraccio fortissimo agli amici di Treviso ed uno ancora più forte ai potete scommetterci comunque che ci collegheremo, No, 10:30 più o meno. C'è Wendy, sul treno con voi, c'è Wendy. Certo. Del viaggio, del lungo viaggio dei Pooh attraverso l'Italia della generosità e della solidarietà, il treno dei Pooh è fermo a Genova. Eccolo qua, lo vediamo, il treno Teleton. Buongiorno Giancarlo. Chi c'è ad accoglierci? C'è Gianluca Guidi, ahimè, so che è un punto debole della missione, ma questo buongiorno. È questo. Però sono in compagnia Gianluca, Gianluca Guidi, il pubblico meraviglioso di Genova, non Genova Brignole. Siamo a Genova Brignole, la stazione di Genova, in compagnia dei Pooh che tra poco cominceranno il loro concerto qui sul palcoscenico e che voi, con il quale vi collegherete verso 12:30 più tardi. Io chiedo scusa ai due Pooh sulla mia sinistra per passare a salutare e vi prego di accogliere con un applauso Christian, che è il bambino di cui prima parlava la signora Cecconnetto, la presidente di Genova, e hanno fatto una cosa strepitosa, perché Firenze Certosa ha creato un mercatino di cui adesso ci parla la signora, perché hanno raccolto, pensate, 10 milioni per il Teleton e merita veramente un grande applauso. E Christian bravissimo, e la scuola Ludovico Ariosto sono il simbolo di questa offerta. Ce ne parla brevemente la signora. Allora, la scuola Ludovico Ariosto insieme alle rappresentanti di classe hanno organizzato questo mercatino della solidarietà strettamente con i negozianti che hanno dato della loro merce che noi abbiamo rivenduto a metà prezzo e abbiamo ricavato tutto questo. La solidarietà delle mamme è stata grandissima, di tutta la cittadinanza di Certosa, vi dico grazie, e tutti i bambini che hanno rinunciato alla loro merenda per partecipare a questa raccolta. Bellissimo. Bravi, bello. Giancarlo. Giancarlo, mi senti? Wendy, come stai? Bene, tu? Io molto bene. Questa notte ci siamo collegati spesso col treno perché volevo controllare quello che succedeva di notte a bordo di un treno con questa miscela esplosiva costituita da te e dai Pooh contemporaneamente. Senti, Carlo, ti volevo... È da ieri che stai chiedendo, ti stai preoccupando per Wendy, ma no, questa io è mi gelosia professionale per voi, o gelosia affettiva? Io mi preoccupavo per voi perché insomma Wendy è in grado di che? Magari stai attento con insomma io non lo voglio dire, ma non siete più dei ragazzi, attenti a Wendy. Senti Giancarlo, vorrei presentarti Christian, che ti vuole salutare, che è una bambina davvero speciale perché a sua età lui soffre di distrofia muscolare e dovrebbe essere già nella sedia a rotelle, e invece lui ha una forza e un coraggio di vivere veramente speciale e lui ti vuole salutare. Saluti Giancarlo. Ciao Ciccio Bello. Che te l'ha detto questo? Guarda te, mi corrompe, allora, i bambini. Ma non si dice. Guarda Wendy, non ti mando più in giro per l'Italia.
Aspetta, aspetta, dille quello che volevi dire. Dai, i soldi che hai raccolti. Saluti? Saluto tutti i bambini. E i tuoi compagni? I tuoi compagni di scuola. C'ha freddo, povero Cristian. Sei emozionato. Povero Cristian. Siamo qui da 40 minuti bambini, a freddo. Va bene, va benissimo. Cristian. Allora noi dobbiamo dire che non lo emozionate. Vogliamo dirvi che qui c'è una sorta di bufera praticamente, no? C'è un vento incredibile, c'è una neve strana che sta scendendo giù piccolina, ma comunque fa freddo. C'è una neve strana. E c'è una cosa ancora più bella, che c'è un sacco di gente disposta a prendere freddo per Teleto. Questo è bellissimo. Grazie Genova, veramente. Grazie a Genova, grazie ai Fu, grazie a Wendy, ma soprattutto a Cristian. Grazie a Cristian e alla mamma, la signora Cavaleri, che Genova dovrebbe applaudire e prendere ad esempio. E anche noi da qui, dal giardino di Teleton, ringraziamo la signora, mandiamo un bacio ed un abbraccio a Cristian. Gianluca, dimmi. Io credo che noi ci dovremo ricollegare più tardi, sì. Quando i Pooh canteranno, adesso si organizzeranno. No, noi già cominciamo adesso, così quando voi vi collegate siamo già un po' più caldi, esatto, ok? Esatto, benissimo. Allora voi cominciate a fare contento il pubblico di Genova e noi in corso d'opera, mentre cantate, ci ricollegheremo con voi estasiati. Il che è infatti, vedete, la conferma dalle facce degli astanti, si capiva che i Pooh stanno già suonando. Andiamo a origliare, sentiamo cosa cantano. Eccoci qua. Siamo in più. Siamo qui. Ecco, me l'avete messo. Potrebbe svegliare. Ancora più forte. Bravissimi. Io ringrazierò la tua pelle sconosciuta e sincera, voi, ma nella mente c'è tanta. Guardate che cosa sta accadendo sopra i Pooh che cantano, sopra quei ragazzi che sono accorsi alla stazione di Genova per le sentire cantare. Guardate il nostro numeratore. Siete in linea, siete in linea. Io vorrei che loro lo sapessero. Ce lo dica, signor Magalli. Pooh, ci sentite? Abbiamo finito la voce, ci stanno dando una mano loro. Perché ci sentite, Pooh, da Genova? Sentiamo, sì, sentiamo. Allora, volevamo dirvi, scusate se vi interrompiamo, ma volevamo che sapeste, perché voi siete fra i protagonisti di questo fatto, che sta per scattare la cifra proprio sopra le vostre teste, si trova di 9 miliardi. Manca pochissimo al raggiungimento dei 9 miliardi. Veramente una grande notizia. E mi fa piacere che questo accada proprio mentre ci sono le vostre immagini sul nostro maxi schermo, perché voi state dando veramente tanto in termini di impegno fisico, artistico e di generosità. A questo come agli altri Teleton, ancora una volta i Pooh si distinguono per bravura, per bontà, per generosità. Siamo a 8 miliardi 986 milioni e continua a salire. Dovremmo arrivarci fra pochissimo, lo festeggiamo insieme e poi li sentiamo cantare. Attenzione, 9 miliardi in questo momento. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo detto entro un quarto d'ora, ci abbiamo messo di meno. Grazie da parte di Genova a tutti. Grazie Giancarlo. Io volevo salutare. Ciao Gianluca. Ciao Giancarlo, grazie al comitato, grazie al Teleton e grazie a voi. Scusatemi se mi sono intromesso, ma scappo, vado via. Grazie al comitato e grazie a Giancarlo. Arrivederci. E allora vi facciamo saluti sentire dal comitato. Ciao Gianluca, tutti ti salutano e ti ringraziano. Anche Gianluca è un amico di Teleton e anche quest'anno ha voluto essere con noi.